allora a questo punto, insomma, la presentazione, diciamo, dell'associazione e degli obiettivi delle due giornate sono stati già leggermente illustrati da Alessandra. A questo punto chiamerei a parlare il dottor Giunti, come ha ricordato Alessandra, appunto psicologo, sessuologo, psicoterapeuta che, insomma, collabora già da anni con Rete Genitori Rainbow e che ha condotto questo studio che, a mia conoscenza, però potrei sbagliarmi, però penso che sia o l'unico, diciamo così, sulla realtà, appunto, di genitori omosessuali con figli da precedenti relazioni etero, che è stato pubblicato da una rivista importante a livello internazionale che è il Journal of Homosexuality. Quindi, insomma, darei la parola a Renato. Grazie. Allora, salve a tutti. Sì, infatti, finalmente, appunto, c'è l'occasione di poter, diciamo, rendere un pochino il favore che mi è stato fatto, non solo a me, ma insomma, un po' a tutti, della collaborazione da parte di Rete Genitori Rainbow per la realizzazione di questo studio. Effettivamente questo studio è unico nel suo genere, nel senso che anche quando è stata fatta la ricerca bibliografica per trovare altri studi del genere per poter realizzare il nostro, effettivamente c'è pochissimo a livello di letteratura nazionale e anche internazionale. E questo, da un lato, non è un aspetto molto positivo, ovviamente, perché il poter fare delle ricerche su delle realtà, diciamo, su delle realtà che non sono proprio quelle di maggioranza, aiuta dare una dignità scientifica, aiuta a vedere certi fenomeni come meno strani, meno pericolosi, e quindi, diciamo, è un aiuto per i diritti e per una migliore qualità della vita. Quindi questo studio è diviso in due parti. Una parte che ha mirato ad indagare, a far luce proprio sul vissuto dei genitori gay e lesbiche. In questo caso abbiamo dovuto, diciamo, restringere il campo proprio a genitori che si dichiarassero gay o lesbiche, quindi non bisessuali, e quindi per indagare proprio il loro vissuto di coming out con i figli, il loro vissuto relativamente al proprio orientamento sessuale, al momento del matrimonio, al momento del diventare genitori. Ora lo vedremo un pochino nel dettaglio. E poi una seconda parte, un pochino più ridotta, che invece ha indagato, in quanto sessuologo, ha indagato un pochino la differenza, ha messo a confronto la sessualità, la qualità della vita sessuale esperita da questi genitori nella relazione eterosessuale con la sessualità esperita nella nuova, o comunque nella relazione omosessuale. Allora, come vi vedete tutti abbastanza? Bueno. Allora, l'obiettivo, appunto, è quello di porre luce sulla realtà dei genitori omosessuali con figli da precedenti eterosessuali, esplorando la loro esperienza, il processo di coming out con i figli, la qualità della relazione genitoriale e il confronto tra le due sessualità. Una piccola introduzione, una piccola premessa prima di farvi vedere i risultati. Quindi, nel nostro paese le persone con orientamento omosessuale diventano genitori principalmente nel contesto di una precedente relazione eterosessuale. Negli ultimi anni, sempre più frequentemente, con la procreazione legalmente assistita, coppie dello stesso sesso decidono di andare all'estero per essere legalmente sottoposti a interventi di procreazione medicalmente assistita e gestazione di sostegno. I dati ISTAT, questo è un dato un pochino vecchio, però allora questo abbiamo, raccolti su un campione di 7.000 persone con orientamento omosessuale, rivelano che il 18% degli uomini gay e il 21% delle donne lesbiche con età superiore ai 40 anni sono genitori. Allora, le coppie di genitori omosessuali in Italia devono affrontare delle sfide problematiche.
quindi di pregiudizi e l'atteggiamento discriminatorio verso la coppia, il funzionamento della famiglia e il benessere dei loro figli. Crescere figli in assenza di leggi specifiche a favore delle coppie e delle famiglie dello stesso sesso, mentre per i genitori omosessuali che hanno avuto figli in una precedente relazione eterosessuale, si aggiungono a queste ulteriori difficoltà che sono legate a una separazione e a un divorzio dal partner del sesso opposto, che molto spesso ovviamente avviene, e il coming out o il non coming out con i figli. Nonostante ciò, l'omogenitorialità in Italia, nonostante quindi tutte queste difficoltà, è scarsamente indagata e non esistono studi che abbiano esplorato in maniera specifica l'esperienza dei genitori omosessuali che hanno avuto figli in precedenti relazioni. Questo è il titolo dell'articolo, l'articolo è pubblicato appunto sul Journal of Homosexuality, è a pagamento, però se siete interessati ad averlo per esteso così, se mi scrivete io posso darvi un codice per poterlo scaricare gratuitamente. Lo studio è appunto stato fatto con 66 genitori, 34 padri omosessuali e 32 madri lesbiche, età media sui 46 anni. Anni di istruzione, la residenza è per lo più nel centro e nel nord Italia, e vabbè, poi c'è lo stato civile. Gli strumenti, come è stato realizzato questo studio? È stato fatto un questionario online e sono state appunto fatte domande rispetto alla consapevolezza del proprio orientamento sessuale, motivi per sposarsi per avere figli, camminare con i figli, livello di soddisfazione relazionale complessiva e livello della soddisfazione sessuale complessiva in entrambe le relazioni. Allora, iniziamo a vedere i dati. Allora, al momento del matrimonio o dell'inizio della relazione eterosessuale, nel caso che non ci sia stato un matrimonio, emerge che l'8,6% fosse completamente consapevole del proprio orientamento sessuale, il 19% prevalentemente consapevole, il 41% prevalentemente inconsapevole e il 31% totalmente inconsapevole. Quindi risulta che, diciamo, il 70% era per lo più inconsapevole, insomma abbastanza inconsapevole o del tutto inconsapevole del proprio orientamento sessuale. La situazione non cambia per quanto riguarda, diciamo, la consapevolezza dell'orientamento sessuale al momento di diventare genitori. Quindi, quando siete diventati genitori, diciamo un 25%, quindi una persona su quattro, un genitore su quattro era abbastanza consapevole che il proprio orientamento sessuale era del tipo omosessuale. Diciamo che non cambia niente. E allora ci siamo chiesti: quali sono stati i motivi per cui si sono sposati o hanno iniziato una relazione eterosessuale, e quali i motivi per diventare genitori? Okay. Vediamo prima la prima tabella. Le risposte erano aperte, quindi ognuno poteva rispondere quello che voleva. Li abbiamo raggruppati nelle categorie maggiori. Ho riportato qualche esempio di risposta per alcune di queste, ovviamente per amore no, che è la maggior parte, ovvero il 60% dei genitori si è sposato per amore. Il 28%, quindi uno su 4, uno su 3, per aspettative sociali. Ad esempio, una risposta di uno di voi o di un genitore è stata: paura di essere discriminati da parenti, amici e dalla società se avessi vissuto da lesbica. Credo religioso, perché volevo una famiglia ed ero religiosa, questo è un esempio di risposta. Per il desiderio di avere, credo religioso è il 6%, e quindi diciamo uno su 20, insomma. Per il desiderio di avere figli e famiglia e per il rifiuto della propria omosessualità. Guardiamo se c'è un esempio, sì. Provavo vergogna per la mia parte maschile, la mia diversità, ed io l'ho nascosta fin da bambino per essere come gli altri. Una percentuale molto piccola. Ok, cosa ne pensate di questi dati sul matrimonio, sui motivi che hanno portato a sposarsi o ad avere una relazione?
ritornano. Sì, sì, sono passato la parte precedente in cui abbiamo la difficoltà di superare la separazione, quindi di comunicare comunque la separazione e poi in un secondo tempo anche di fare il coming out. Quindi io lo chiamo sempre un doppio coming out, che è quello della separazione, quindi, ed è quello del motivo, che poi non è sempre l'unico motivo. Ok. Quindi qua era possibile questo... una sola domanda, una sola risposta? Qui sono era questa era aperta. Era aperta, era aperta. Chiusa. Considerando ogni risposta... poteva finire in uno solamente di questi, cioè no, questo è stato fatto a posteriori, certo. Cioè nel senso dopo sono state viste tutte le risposte, sono state inserite all'interno delle macro categorie che abbiamo individuato noi. Adesso andiamo a vedere la stessa cosa, motivi che ci hanno portato a diventare genitori. Quindi il desiderio di avere figli e di avere famiglia sono stati il 61%. Pressioni da parte del pressioni da parte del partner o della partner, quindi un esempio di risposta è stato perché lui ha insistito per anni. Pressioni da parte della società, e pressioni da parte del partner il 10%, quindi uno su 10 ha risposto, cioè, ha sentito di aver fatto un figlio per pressioni da parte del genitore. E pressioni da parte della società, volevo creare la famiglia Mulino Bianco e dimostrare che sarei stata più brava di loro. In alcuni casi il figlio è arrivato in maniera inaspettata, e questo succede. E poi pressioni da parte della famiglia per far felici i genitori e dimostrare quanto fossi brava. Anche qui vediamo che, diciamo, come sopra, anzi qui ancora in maniera più marcata, i motivi che hanno portato a diventare genitori sono stati proprio quelli di desiderio di avere una famiglia, desiderio di avere dei figli. E questo ovviamente, diciamo, non ha a che vedere, a che fare con le domande di sopra. Anche qui ci sono ritorna abbastanza, insomma, che ci sia, diciamo, soprattutto la motivazione di voler mettere su famiglia e una certa parte, diciamo, di pressione da parte del partner, questo succede anche nelle relazioni dove entrambi sono eterosessuali. Adesso ci siamo chiesti, allora, il coming out con i figli. Allora, su questi genitori la maggior parte dei partecipanti, ovvero il 65%, ha fatto coming out con almeno uno dei figli. L'età media di questi al momento del coming out era di 13 anni. Allora, andiamo un pochino a vedere quali sono stati, diciamo, le paure e i dubbi relativi al coming out con i figli, sia per chi lo ha fatto che per chi non lo ha fatto, quali sono appunto le paure e i dubbi. Questa era la risposta chiusa? No, anche questa era risposta aperta, è stato poi, diciamo, raggruppato in queste macro categorie. Allora, la paura maggiore è quella del rifiuto da parte dei figli, quindi una volta che sia stato fatto il coming out, che il figlio possa avere un rifiuto verso il genitore. Ad esempio, sì, paura che mi rifiutasse e preferisse il padre. 31%. Nessun dubbio o paura, il 27%, quindi più di una persona su quattro in realtà non ha avuto nessun dubbio e nessuna paura nel fare il coming out con i figli. Paura di traumatizzare i figli, timore che fosse troppo piccola per gestire una situazione che non conosce. In questo caso siamo al 16%. Vergogna, vergogna al 10%, discriminazione da parte di terzi, ovvero paura che si vergognasse di me e che fosse oggetto di cattiverie da parte dei conoscenti. Questo è il 6%, diciamo, di nuovo circa 1 su 20. E poi delusione, paura di deludere.
paura di perdere la sua stima e il suo affetto. Quindi, ovviamente queste sono risposte date a posteriori. Però, hanno diciamo, fatto tutti il seminario. Sì. Hanno fatto prima la preparazione bene, sono stati ben supportati prima. No, è vero che sicguramente essere preparati a quel momento, noi abbiamo fatto dei seminari, aiuta, ti dà. No, arrivarci proprio senza timore. No, quello no, no, se no. No, però credo che incida il fatto di rispondere dopo, perlomeno con un po' di, con una consapevolezza un po' diversa, se certo, ci andiamo anche se è andata bene o male, però lo vedi poi a posteriori e effettivamente in te è maturato una modalità diversa nel vedere quello che è stato un po' tutto il timore, la preparazione nel poter esternare quello che potrebbe essere. C'è anche da dire però che contando che all'interno di questo insieme ci sono anche i genitori che non hanno fatto il coming out, che sono il 35%, in realtà loro, io immagino che se non l'hanno fatto avranno dei timori, quindi in realtà tra chi l'ha fatto la percentuale potrebbe essere anche superiore, dipende che i genitori che in realtà si sentivano tranquilli e l'hanno fatto, cioè si sentivano talmente tranquilli e l'hanno fatto, ovviamente c'è tanti dubbi o tante paure, magari poi non lo fa, a meno non abbia la fortuna di poter partecipare, poter avere a che fare con, ad esempio, con l'associazione, insomma, che permette di confrontarsi con tante persone che l'hanno fatto e quindi trovare degli stimoli, diciamo, un dato più di realtà, più che un dato di paura. Ok? Allora, vediamo a questo punto la reazione da parte dei figli, quale è stata. Qui abbiamo diviso in tre colonne perché ci sono anche più, diciamo, primo, secondo e terzo figlio. Ora la colonna del terzo figlio non la prenderei in considerazione perché c'è soltanto tre, ne sono soltanto tre. Erano quelli più. Quindi è anonimo. Allora, quindi andiamo un pochino a vedere quali sono state le reazioni, diciamo, soprattutto nel primo e anche un po' nei secondi. Allora, la reazione definita come positiva è stata, diciamo, nel 52% dei casi dei primi figli, ok? E nel 70% dei secondi figli, ok? Quindi la reazione definita positiva nella metà dei primi figli e in quasi due terzi, anzi oltre due terzi, dei secondi figli. Vediamo se c'è un esempio di reazione serena, voleva solo sapere la verità senza giudicare. Questa è stata una risposta. L'indifferenza nel 16% dei primi figli, quindi il 16% dei primi figli ha risposto, cioè ha, non dei figli, dei genitori, ha detto che la reazione dei figli è stata di indifferenza, ovvero non gli ha importato nulla. Okay? C'è stato un 16% di rifiuto nei primi figli, un 11% nei secondi figli, reazione terribile, stronzo è la parola più gentile, non mi parla e non mi cerca se non cose generiche, mai personali o sul nostro rapporto. Paura e incertezza, barra incertezza, ha pianto improvvisamente consapevole che i genitori si sarebbero separati. Ok? Quindi questa è una, cioè, è un aspetto indiretto, diciamo, delle paure. E cosa ne pensate di questi dati? Vi spaventano? Vi rincuorano? Vi stupiscono? Avete dei sentimenti personali da fare? Io credo che bisogna anche considerare che tipo di relazione c'era tra genitore e figlio prima, perché se la relazione è già viziata per mille altri motivi, probabilmente il responso è un'incoerenza con il tipo di rapporto. Te dici, cioè, è difficile loro fino a quel giorno andassero d'amore d'accordo su questo rapporto tra genitore e figlio, e che poi detta questa cosa genitore diventava uno Forse bisognerebbe misurare che tipo di relazione c'era prima. Anche come è avvenuto il coming out. Sì. Anche un uomo. Sì, esatto. No? Cioè, detta così,
forse c'è un... o no? No, forse manca un dato, perché non si sa che tipo di relazione c'era prima. Sì, sì. Comunque, a prescindere dal tipo di relazione che c'è stata, cioè il 50% voi siete, cioè, vi piace come dato o insomma di positiva e 50 reazione positiva e 16 in differenza, quindi praticamente il 66, quindi due figli su tre, non solo o è uguale o è migliorato. Anche perché questa, questa comunque è la reazione dei figli al momento cioè a quel momento, poi diciamo mai uno di quelli può anche reagire male. Vediamo a questo punto, come è cambiata la relazione parentale. Quindi è stato chiesto come è cambiata la relazione dopo che avete fatto il coming out. Questa è una grande paura, una cosa è la reazione lì per lì, nel senso che uno può anche dire è una notizia oggettivamente un po' che destabilizzante, però diciamo quello che ci interessa poi è la relazione, come si modifica. Vediamo che peggiore uguale o minore, quindi peggiore è la relazione è peggiorata nel primo figlio nell'11% dei casi, quindi 1 su 10, per il restante 90% la relazione è rimasta uguale o è migliorata. Ok? Stessa cosa, anzi ancora di più, per quanto riguarda il secondo figlio, in cui appunto il 95% è migliorata o rimasta uguale. Vediamo degli esempi. Allora, per il primo figlio, quindi questo è l'esempio del peggiore, per il primo figlio c'è stato il primo anno, quello della separazione dal padre, terribile. Uguale, questa è a metà perché insomma, sia uguale, è migliore. La relazione con mia figlia era ottima anche prima del coming out, la trasparenza ha certamente migliorato ulteriormente, ok? Quindi queste sono le esperienze dei genitori che hanno partecipato a questo questionario rispetto a come si modifica la relazione. Quindi a questo punto siamo andati un pochino ad analizzare quelli che secondo noi sono, cioè non che siano quelli che possono essere i vantaggi e gli svantaggi rispetto a un coming out. E quindi abbiamo chiesto di nuovo delle domande aperte. Quindi sì, coming out, no coming out si riferisce a chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto. Chi non l'ha fatto ovviamente ha dovuto raccontare quelli che secondo lui potrebbero essere i vantaggi, quegli altri invece la prima colonna, quelli che lo sono effettivamente, lo sono stati effettivamente. Quindi il non doversi più nascondere al 53% è stata la risposta più data, okay, questo non ce l'ho detto per esempio, una maggiore calma e serenità diciamo nella relazione nel 9%, poter stare insieme al nuovo partner e ai figli è stato l'11%, comprensione, empatia un 16%, figli mentalmente aperti un 4%, nessun vantaggio un 4%. Vediamo se ci sono degli esempi. Allora, poter stare insieme al nuovo partner e ai figli ci dice libertà di vivere la mia relazione con il compagno nella piena consapevolezza di mia figlia, con la serenità di condividere il tempo libero. Questo è mio figlio partecipa attivamente alla vita politica e ai Pride, quindi avere dei figli mentalmente più aperti sulla tematica orientamento sessuale, identità sessuale, eccetera. Ok, vediamo quali sono gli svantaggi che ci sono stati nel fare il coming out. Vediamo questa tabella qui che forse è più indicativa. Lo stress, quindi un livello di stress aumentato, 18%, discriminazione da parte di terzi, 11%, senso di colpa, vediamo, discriminazione da parte di terzi, preoccupazione per la discriminazione che potranno subire a scuola, è un esempio di risposta. Senso di colpa, gelosia da parte dei figli, nessuno svantaggio, il 40%.
quindi non mi rifiuto da parte dei figli, appunto, non mi cercano, sono il loro padre, ma non esiste il di più. Quindi fondamentalmente i maggiori vantaggi sono stati quelli del non doversi più nascondere e della riuscire ad avere un rapporto più empatico e più una comprensione maggiore nel rapporto genitori figli, mentre gli svantaggi maggiormente sottolineati sono lo stress e il rifiuto da parte del figlio. A questo punto siamo andati a indagare e a raffrontare la soddisfazione relazionale che c'è nella relazione eterosessuale precedente e nella relazione omosessuale attuale. Quindi abbiamo detto, proviamo a indagare la soddisfazione del rapporto, perché la domanda è sempre, se stiamo parlando con persone che si dichiarano omosessuali e lesbiche, che hanno avuto una relazione matrimoniale, insomma una relazione con persone dell'altro sesso eterosessuale, come viene vissuta, insomma, come può essere, no? Se la pensiamo al contrario, no, ci potremmo chiedere una persona eterosessuale che vive una relazione affettiva e sessuale con una persona dello stesso sesso, come potrebbe vivere se non glielo chiedesse? Ma non esisterebbe, è impossibile, sarebbe un incubo. Vediamo qui quali sono state le risposte. La domanda è qual è il livello di soddisfazione rispetto alla relazione eterosessuale che hai vissuto, che sta vivendo, insomma, che hai vissuto. E per niente soddisfatta il 18%, poco soddisfacente il 29%, abbastanza soddisfacente il 44%, molto del tutto il 7%. Quindi emerge che, diciamo, la maggior parte delle mamme che hanno risposto hanno riferito che il livello di soddisfazione relazionale della relazione eterosessuale fosse abbastanza soddisfacente, quasi la metà. Stessa domanda è stata fatta. Posso chiedere solo una precisazione? Sì. Da un punto di vista, mi sono perso un pezzo, sì. Da un punto di vista sessuale affettivo? Relazionale, quindi proprio la relazione, okay. Quindi non specificamente sessuale, ma nemmeno, cioè, tutto. Relazionale. Grazie. Quindi la stessa domanda è stata fatta: nella relazione omosessuale che avete, com'è il livello di soddisfazione? 3% poco, abbastanza 77.7, molto soddisfacente 42%, del tutto soddisfacente 46%, questo per quanto riguarda le donne. Stessa domanda è stata fatta agli uomini e più o meno le risposte sono, anzi forse un po' più, livello di soddisfazione anche un po' più elevato, perché abbiamo un 40% di abbastanza soddisfacente, ma anche un 33% di molto soddisfacente. Mentre nella relazione omosessuale molto e del tutto soddisfacente sono state le risposte maggiori. Quindi ovviamente si vede che c'è un aumento della qualità. Però allo stesso tempo non è che sia proprio pessima nemmeno quella eterosessuale. Sull'abbastanza è un po' strano, secondo me non quale, ma sorge il dubbio che ci sia qualche cosa di incongruente. A parte che io personalmente non mi riconosco assolutamente in quel 44% di abbastanza soddisfacente. Perché invece, almeno nel mio caso, il cambiamento è stato proprio netto. Magari per altri non è così. Non so se forse è un po' vago questo soddisfacente o non soddisfacente. Magari è falsato dal fatto che prima avevi una situazione più serena e dopo ti trovi a dover gestire mille problemi, ma non per questo non è una relazione soddisfacente. Non so come. Cioè, quindi diciamo sentiamo se c'è qualche altro commento su queste situazioni. Sì, sicuramente appartenere a una classificazione di normalità che ti
l'identità, cioè lo status quo che si ha nella relazione eterosessuale nel matrimonio, seppur può essere poco soddisfacente, però è più soddisfacente per il livello di stress inferiore che vivi, cioè, no? Quindi quello incide poi nella relazione di coppia, cioè, nel momento in cui vai cambiando status quo, quindi ti separi e vivi una relazione omosessuale, sono d'accordo, cioè il livello di relazionale migliora, forse è influenzato di più dallo stress che ti trovi a vivere per tutto il contesto. Vediamo, ultima tabella dello, ultima tabella dello studio, la soddisfazione sessuale, quindi andiamo nello specifico di quella sessuale, anzi penultima. Allora, la relazione eterosessuale precedente per le donne è stata nell'11% per niente soddisfacente sessualmente, per il 44% poco soddisfacente, per il 33% una su 3 abbastanza soddisfacente, per l'11% una su 10 molto soddisfacenti, basta. Relazione omosessuale attuale, per il 7.4% abbastanza soddisfacente, per il 48% molto soddisfacente e del tutto soddisfacente per il 44% per le donne. Vediamo per gli uomini, 38% poco soddisfacente, per il 39% abbastanza, per il 40% abbastanza soddisfacente, per il 28% molto soddisfacente sessualmente con la donna. Si è chiesto, ma con la relazione attuale, per il 6.9% abbastanza, per il 51% molto soddisfacente e per il 41% del tutto soddisfacente. La bisessualità ne è contemplata. Ecco, lo stavo per dire. No, allora, già detto. In questo studio, proprio per avere un maggiore rigore scientifico, abbiamo chiesto di partecipare soltanto a padri e madri che si dichiarassero omosessuali o lesbiche, quindi non bisessuali. I dati però dimostrano la fluidità della sessualità. No, ma la provocazione è quanto cioè ci può essere un tasso di bisessualità inconsapevole in questi dati? Allora. Allora, da un punto di vista di ricerca scientifica, la sessualità, l'orientamento sessuale sta su un continuum, sì, sì. Quindi comunque una quota di bisessualità c'è in gran parte delle persone e può variare, è liquida, può variare leggermente nel corso della vita. Nelle donne si è visto che ci può essere una maggiore variazione, negli uomini un pochino inferiore, però diciamo... Però ovviamente io penso che questo sia dovuto, cioè questo dato non è dovuto tanto alla bisessualità quanto a una società eterosessista nella quale diciamo. Con la quale ci dobbiamo confrontare, quindi ovviamente. Vediamo, a questo punto abbiamo fatto ho fatto appunto questo famoso raffronto sulle disfunzioni sessuali. All'interno della relazione eterosessuale e all'interno della relazione omosessuale, quindi ovviamente sono disfunzioni sessuali non scientificamente diagnosticate, perché per la scienza non è possibile al momento diagnosticare una disfunzione sessuale in una coppia omosessuale, perché le disfunzioni sono sempre relative alla penetrazione vaginale, tra l'altro, quindi diciamo scientificamente non si può, quindi l'ho fatto come auto, diciamo, lo riferivano loro, la domanda era se hanno avvertito durante la relazione eterosessuale la riduzione o la scomparsa del desiderio, la paura intensa o la fobia della sessualità, una disfunzione erettile, la disfunzione erettile, difficoltà o impossibilità a raggiungere l'orgasmo ed eiaculazione precoce. Stessa cosa raffrontata nelle relazioni di tipo. Sì, è la penultima slide. Ok, quindi un dato che emerge che cos'è? Che nelle relazioni di tipo eterosessuale la riduzione o la scomparsa del desiderio, 52%, è stato diciamo l'aspetto disfunzionale maggiormente riportato. Disfunzione erettile nel 32% e eiaculazione precoce nell'8%. Nella relazione omosessuale tutte queste disfunzioni, tra virgolette, calano drasticamente, quindi scompaiono un po' tutti questi aspetti, a parte l'eiaculazione precoce, che
stranamente, diciamo, aumenta. Questo è stato, quindi diciamo, questo ci fa capire quanto tutti questi aspetti abbiano una componente psicologica, le disfunzioni sessuali abbiano una componente psicologica, diciamo, di maggioranza, no? Nel senso, quindi, quindi non organico, insomma, spesso si pensa che le disfunzioni sessuali siano soprattutto organiche. L'eiaculazione precoce probabilmente l'abbiamo interpretato come il fatto che l'avere delle relazioni in maggioranza clandestine, viverle con ansia, viverle con stress, può aumentare, diciamo, l'aspetto dell'eiaculazione precoce. Nel campione femminile, cosa c'è stato riferito? Nel 68% una riduzione o una scomparsa del desiderio sessuale, una mancata o insufficiente lubrificazione del 30%, difficoltà o impossibilità a raggiungere l'orgasmo nel 50%, vaginismo nel 12%, quindi dolore, impossibilità di penetrazione, cioè impossibilità di penetrazione, dolore durante la penetrazione nel 15%. Nel campione di tipo, di relazioni omosessuali, di nuovo le percentuali sono assolutamente diminuite tantissimo e il vaginismo è sparito, ok? Quindi questo, anche questo ci fa riflettere molto, soprattutto in chiave sessuologica, insomma, come noi professionisti, insomma. Chiudo qui, l'altro non ho trovato un altro studio. Il vaginismo è la contrazione involontaria dei muscoli vaginali e perivaginali che impedisce la penetrazione. Quindi nel senso una contrazione inconsapevole, cioè quindi le persone da me arrivano dicendo non è possibile la penetrazione, cioè è proprio un muro, non entra, in alcuni casi nemmeno visite ginecologiche, in altri casi sì, lì, ma niente tipo di penetrazione. Questo, diciamo, è un esempio, un classico esempio di disfunzione sessuale psicologica, e si risolve facilmente con l'intervento sessuologico di qualche incontro, che però appunto purtroppo le persone non sanno, cioè non se ne accorgono. Va bene, ultimo commento, se avete qualche cosa, io ho finito con le slide, e avete qualche commento su queste ultime slide? Qui sono state date quindi risposte multiple. No, sì, perché sì, vedo sì, 68, sì, certo. 50, sì, sì, sì. La ringraziamo, grazie. Tantissimo. Grazie. E devo dire che è lo studio che ci voleva, nel senso, finalmente siamo oggetto di studio e ci fa molto piacere, insomma. E quindi, insomma, e come vedi, insomma, spunti per le prossime pubblicazioni, insomma. Molto bene, e noi ci offriamo molto bene.